Maria Antonietta, Fulfillment. 65 anni, italiana. C'è 20 anni. Nigeria. Questo con Fulfillment non è la mia prima esperienza di affido. Ho sempre ritenuto che una casa vuota, riempita solo di mobili o soprammobili, non servisse a nessuno, per cui è sempre stata questa la mia disponibilità di dividere gli spazi di casa mia con altre persone. Nei primi anni, quando Elmiana mi ha parlato di andare nella casa di una famiglia, lei ha parlato di tante possibilità. E dopo, quando abbiamo trovato, anche la signora è una dottoressa e io sono stata molto molto contenta perché vedere che anche io voglio diventare una dottoressa e io ho detto che questa è una grande opportunità. Il primo impatto, ho pensato, che bella ragazza, com'è carina. La difficoltà iniziale è il nome, Fulfillment. Non era facile poterlo memorizzare e pronunciare. La prima volta quando ho visto, veramente io non conosco molto bene la lingua, però io sono riuscita a capire le cose e io ho visto anche come mia nonna. Fulfillment è volitiva, si porta dietro, praticamente dentro di sé, una bambina non vissuta e un adulto che ha affrontato tante situazioni. Lei c'è un cuore molto molto grande, anche se io faccio qualcosa che si fa le arrabbiare, però mi perdona sempre. C'ha la testa dura. Nei primi momenti che siamo stati, nei primi tempi, io ho notato che Fulfi metteva paletti continuamente. Ho capito che era un modo per non sentirsi invasa e ho capito anche che ci voleva del tempo. Non c'è nessun difetto, è soltanto cosa che c'è mi fa forza a mangiare verdure. Insieme condividiamo molto anche le sue ore di studio e abbiamo condiviso anche durante il lockdown momenti leggeri come farci un burraco. Lei ha imparato benissimo a giocare al burraco, è diventata una campionessa proprio. E qualche passeggiata, siamo stati al mare insieme. E anche a cucinare, anche abbiamo fatto delle cose insieme, insomma, sono questi momenti un poco più di condivisione. Qualche sera, quando c'è tempo, prima di andare a letto, noi cominciamo anche a dire l'esperienza di vita perché sono due paesi diversi. Io racconto dal mio paese, da quando io sono piccola, che cosa io ho fatto, anche quando io sono piccolina, le cose che io riesco a ricordare. Noi diciamo che condividiamo le storie diverse perché sono paesi diversi per vedere se diciamo viviamo insieme la stessa vita. Mi ha insegnato il rispetto della diversità, quindi di accettare di essere diverse, di avere culture diverse, storie di vita diverse, nell'essere accogliente nella diversità. Ho imparato tante cose, diciamo uno è di parlare perché prima io sono una persona che non parla tanto e ho cominciato di fare anche cucinare qualche cibi italiani. Perché io credo che sia un'esperienza che vissuta nel giusto modo, perché credo che dall'affido sia necessario porsi proprio in una posizione di non aspettarsi di riempire i propri vuoti, ma di
essere disponibile ad accompagnare l'altro nel realizzare la propria storia di vita. E questo praticamente secondo me ci allarga molto, molto il cuore e proprio la consapevolezza rispetto a una condivisione con un'altra persona, insomma. Perché diciamo che lo so che le culture sono diverse, anche diciamo nei primi tempi è un po' difficile aggiustare nelle cose, perché ormai che tu c'è una vita diversa e l'altro c'è una vita diversa, però per me io consiglierei a farlo perché questo è anche un'opportunità di imparare tante cose. Se tu vuoi andare a scuola, oppure tu vuoi vivere, tu vuoi anche sentire amore, diciamo che qualcuno ti voglia te bene, oppure che tu c'è tanti desideri di fare, secondo me è importante farlo. Ma ormai forse fa parte della mia vita e anche se le strade si dovessero dividere, perché comunque, ripeto, lei è libera nel costruirsi la sua vita, il suo futuro, però non mi commuovo. Cioè, ormai il posto nel cuore c'è. Che non si può cancellare, insomma. Se io non ho incontrato lei, diciamo che io per adesso mia vita è sempre difficile, che forse che io sto nei centri dei ragazzi e io ancora non c'è lavoro, oppure non sto manco andando a scuola, diciamo che io sto mezzo in strada, però convivere con lei, io c'è dove io posso anche chiamare casa, io c'è quando io vado fuori. Quando sto tornando a casa c'è la felicità di tornare a casa perché tu già lo sai che c'è qualcuno che ti aspetta a te con braccio grande e tu anche c'è tante possibilità di incontrare altre persone oppure vedere tante cose, andare a scuola e vivere anche tua vita.